Ancora oggi vedo dei commenti tipo: ma hai mai preso un aereo? Si vede la curvatura. Beh, penso di aver preso diversi aerei, se analizzate tutti i posti dove ho avuto il piacere, per lavoro o per svago, di visitare. Inoltre, attraverso il nutrito indice alfabetico trovate decine di voci inerenti la curvatura terrestre, che non si vede. Ma per i più pedanti, rileggiamo il vostro credo in uno dei libri nella Bibbia della pseudoscienza, da Focus del 7 novembre 2013. Osservandolo dalla superficie, il nostro pianeta appare piatto, e per questo gli antichi hanno pensato a lungo che lo fosse realmente. Dipende dal fatto che le dimensioni della Terra sono molto maggiori dell'altezza di una persona. Ma se si sale in altitudine, a un certo punto comincia ad apparire la curvatura terrestre. A tale riguardo i pareri sono leggermente discordi, ma in linea di massima si valuta che l'altezza minima per accorgersi di questa caratteristica della Terra sia di circa 20 km. È scritto su Focus, mica lo dico io, ma poi si contraddice perché si tratta quindi di una quota sensibilmente maggiore di quella di un aereo di linea, 10-11 km, ma paragonabile all'altezza alla quale volava il Concorde, 17-18 km. Qualcuno ha detto che hanno dismesso il Concorde non tanto per l'incidente e la pericolosità, ma perché non si vedeva alcuna curvatura nemmeno da lassù. Ho scovato finalmente dei vecchi video del Concorde e lascio a voi scegliere con i vostri occhi. Prima però vi ricordo che per le vostre ricerche libere avete a disposizione l'indice alfabetico, sempre aggiornato, e che oltre a questo primo canale YouTube c'è anche il secondo, e che trovate tutti i video, anche quelli penalizzati dal regime in corso, sui tre canali della piattaforma libera Brighton. Inoltre è sempre disponibile in pronta consegna il libro in bianco e nero Il Risveglio, disponibile a colori solo nel formato ebook o in copia omaggio in PDF per chi sa come trovarlo. Ricordo inoltre che collaboro col multitematico Canal 104 Plus Telegram e che anche il semplice valore di un buon caffè è decisamente sempre gradito. Buona visione!